Tifosi caldissimi, pronti a trascinare la propria squadra quest'oggi. Aumentano i decibel sulle tribune. Un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani, pronti a raccontarvi in diretta le emozioni di questa sfida. Gara preceduta da molte aspettative, vedremo se verranno rispettate. Mi aspetto una partita fantastica, Lele. Questo, ragazzi, è un match che stuzzica la fantasia dei tifosi e di tutti gli appassionati, ma noi compresi, eh. Le premesse per non annoiarci ci sono tutte. Ora tocca alle due squadre in campo mantenerle. Diamo un'occhiata alla formazione titolare dei padroni di casa. La scelta dell'allenatore per il match di oggi è il 4-3-3, un modulo offensivo con le tre punte piuttosto vicine, ma c'è il rischio che si pestino i piedi, Lele? Non credo, alla fine i due girano in posizione più defilata, Pier. È un sistema che dovrebbe favorire in particolare gli scambi nello stretto, sacrificando qualcosina sulle fasce. Il tecnico del Genoa ha optato per questo 11 di partenza, lo vediamo. Probabile che anche oggi si affideranno al pressing per inaridire le fonti di gioco avversarie. È uno dei loro marchi di fabbrica. Riescono a raddoppiare sistematicamente il portatore di palla e spesso lo fanno con ottimi risultati. Il rovescio della medaglia qual è? È che così facendo si rischia di lasciare qualche spazio di troppo dietro. Lasciamo che sia il campo a parlare. Buona partita a tutti. C'è il fischio dell'arbitro, comincia dunque l'incontro. Aps. Prova con questo pallone. Attento, anticipa l'avversario. Riesce a tenerla in gioco. Ha sbagliato il controllo regalando il pallone agli avversari. Non è solo. Occhio perché possono passare in vantaggio. Impedisce di calciare ma non è finita. È certamente fra i protagonisti del match, sa di avere i riflettori puntati addosso, ce la metterà tutta per dimostrarsi all'altezza. Dispone di una botta secca, capace di piegare le mani ai portieri. La distanza di tiro non sembra un problema per lui, Pierre. Se la palla c'entra la porta, ci sono ottime possibilità che finisca in rete. Va con il possesso palla. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. L'assistente richiama l'arbitro, qui è fuori gioco. Non può aspettare di ricevere palla sui piedi, deve muoversi di più per cercare di complicare la vita ai difensori. Pallone gestito male. Malinowski. Buona circolazione di palla per il rossoblù del Genoa. Ha sbagliato la misura su questo passaggio. Proseguono nell'avanzata. Intercetta bene il traversone. Occhio al pallone in mezzo. Non l'ha allontanata abbastanza, attenzione. Ecco Badel. Riconquista palla in aria col movimento d'applausi. Provano a farsi avanti. Candreva.
c'è il pallone del possibile vantaggio. Si guarda intorno a caccia di un passaggio buono. Ferma tutto davvero sul più bello, grande intervento. L'arbitro assegna il fallo laterale. Risultato di parità, prova ad aumentare la spinta. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Bravo qui il portiere sulla conclusione da sotto misura. Ha reagito in una frazione di secondo e ha sventato il pericolo. Occhio al cross di Candreva. Portiere che non si scompone nemmeno su questa girata aerea. Arriva il fischio che decreta la fine del primo tempo, spazio all'intervallo e poi ovviamente la ripresa. Comincia ora il secondo tempo. Ferma l'azione d'attacco degli avversari. Malinowski cerca il filtrante per aprire la difesa. Nulla di importante qui. Manovrano elegantemente con questa serie di passaggi. Prova il raso terra. L'azione sfuma. Beh, il dato sul possesso palla parla chiaro. Equilibrio totale in campo, una partita povera di emozioni. Nessuno rischia, nessuno vuole scoprirsi. Cercano di speculare sul pareggio. Oppure aspettano un errore per colpire e sbloccare il risultato. Troppa poca costruzione fino a qui. Candreva. Sfuma l'occasione. Malinowski. Gudmundsson. Porta palla, aspetta il momento giusto. Il riflesso del portiere che dice di no all'avversario da pochi passi. Solo applausi per questo intervento. Entrambi gli allenatori mandano in campo forze fresche. Junior Messias. Sceglie il tocco corto. Buono il pallone recuperato. Partono in contropiede. Se ne può andare adesso. Ha interrotto un'azione pericolosa qui con questo recupero. Continuano ad attaccare in questi ultimi minuti di gara a caccia del gol vittoria. Deve liberarsi subito del pallone. L'arbitro assegna il rigore per questo fallo. Ci sarà dunque un cambio. Possono sbloccarla qui. Supera il portiere con grande freddezza.
Rigore trasformato in tutta sicurezza, come possiamo vedere da questo replay. Palla sotto il 7, non si prende lì. Passano dunque a condurre in questo finale, rete pesantissima. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Provano un ultimo disperato tentativo per pareggiare. Possono trovare il gol del pari, attenzione. Prova a inventare qualcosa. Pallone che viene allontanato. Occhio alla ripartenza. Può portare palla, c'è spazio sulla fascia. Fischio finale dell'arbitro, non mancano le polemiche, i tifosi di casa si fanno sentire, le proteste per l'assegnazione del rigore, anche se Lele mi è sembrato abbastanza netto. Sì Pier, guardando i replay direi che il penalty ci stava tutto. È chiaro però che i tifosi hanno altre idee, in particolare quando un episodio simile condiziona i risultati finali della partita. Ha giocato bene, dando un contributo più che positivo alla squadra. È stato autore di una prova generosa, mettendo spesso e volentieri in difficoltà la retroguardia avversaria, che nulla ha potuto in occasione del gol con cui ha portato in vantaggio la sua squadra.